Partiamo con Mario Tonerani. Mi sentite? Sì, vai Mario. Bene, buongiorno Cesare, buongiorno a tutti. Buongiorno Mario, buongiorno a tutti. Cesare, senti, volevo ripartire da alcune cose interessanti, almeno secondo me, che hai detto nei giorni scorsi e che mi sembra si siano avverate anche a Udine o comunque hanno cominciato a avverarsi. Cioè, tu hai parlato di una squadra che doveva pensare alla concretezza, che da singola, da gruppo doveva diventare squadra, che bisognava dimenticarsi il calcio spettacolo, anche se secondo me la Fiorentina ha giocato abbastanza bene a Udine e che quindi bisognava pensare veramente a fare le cose velocemente, senza perdere tempo, in grande concretezza. Alla luce di tutto questo ti chiedo, Cesare, considerando anche la classifica non allegra della Fiorentina, è il caso di pensare in questo momento a portare la squadra in sicurezza, cioè a quota 40 punti, per poi magari sperare dopo di aprire una seconda stagione per la Fiorentina? Grazie. Ma diciamo che in questo momento la priorità è portare la squadra a diventare squadra, a diventare gruppo, avere poche idee ma chiare e quindi tutti devono sapere cosa fare. E poi è tutta una conseguenza, dipende dalla prestazione, se continueremo a dare prestazioni importanti aumenterà l'autostima, aumenterà la consapevolezza che possiamo fare ancora anche meglio e quindi in questo momento la priorità era quello che ho chiesto ai giocatori di trovare uno spirito di squadra. Spirito di squadra, quando i pensieri sono pochi ma chiari, io sono convinto che questa squadra può bruciare anche le tappe, però in questo momento non possiamo fare voli di fantasia, la classifica è quella che è e quindi dobbiamo assolutamente pensare di fare una grande, grande prestazione contro una squadra che ormai gioca in maniera fluida, sa gestire tutte le situazioni che si verificano durante la partita, è una squadra matura, completa, quindi un test molto significativo per noi. Andrea Giannattasio. Sì, mister, buongiorno, ben trovato. Ciao Andrea, Le buongiorno. chiedo qualcosa su Dusan Vlahovic. Innanzitutto, se complessivamente nel periodo che l'ho allenato fino ad oggi è soddisfatto delle risposte che sta dando, perché onestamente poi quando noi l'abbiamo visto sul campo ci è parso in difficoltà e le chiedo in tal senso se secondo lei la mancanza di gol, la mancanza di lucidità sotto porta è più un problema fisico o mentale. E contestualmente, parlando di attaccanti, quanto cambia il Milan senza Zlatan Ibrahimovic? Grazie mille. Ma per quanto riguarda Dusan è una settimana che ce l'ho, quindi sono stato probabilmente chiaro con lui, ho analizzato le partite che ho visto e ho detto le cose che secondo me lui deve migliorare e lo sta facendo con grande convinzione. Poi è chiaro che il giudizio sulla prestazione è sempre rapportato alle reti perché due o tre opportunità importanti le ha avute. Se avesse fatto gol, probabilmente il giudizio sarebbe stato diverso. Ma la disponibilità me l'ha data al 100%, quindi sono contento. Non è un problema fisico, non è un problema mentale, ma è un problema di tempi dello smarcamento, dove fare lo smarcamento, perché devo fare lo smarcamento, eccetera, eccetera. Quindi è un fatto puramente tecnico e vai nei particolari, adesso è inutile elencarli, altrimenti annoio tutti. Per quanto riguarda l'assenza di Ibrahimovic, dipende da noi, se riusciamo a sfruttare quella piccola o grande mancanza, dipenderà tutto da noi. Io penso che comunque la squadra nel complessivo, il Milan è una squadra forte, molto forte. È chiaro, con Ibrahimovic è ancora molto più forte. Matteo Dovellini. Sì, buonasera mister. Ciao Matteo. Ciao mister, io volevo invece chiederti un'altra cosa, ripensando a Vlahovic, a Montiel, io credo che siano due facce di una stessa medaglia, perché sono entrambi giovani, entrambi di talento, due classi 2000, tra l'altro hanno condiviso anche un pezzo insieme, uno ha avuto pochi minuti e l'ha sfruttato, l'altro ne sta avendo tantissimi e in questo momento insomma non li sta sfruttando tanto. Però ti chiedo come comportarsi con due calciatori di grandissimo talento come loro due, che mi sembrano che condividano esattamente la stessa medaglia. Sì, hanno l'età, ma hanno una prestanza completamente diversa, nel senso che Montier deve fare un lavoro
per completarsi fisicamente, da un punto di vista tecnico è un talento, perché questo Mancino riesce a gestirlo in tutte le zone del campo, vede gioco, vede la porta, è un ragazzo molto interessante. Chiaro, per noi potrebbe essere interessante capire, dopo una stagione fatta da titolare, cosa può dare a una Fiorentina, e lo puoi considerare magari un titolare o un'alternativa sicura. In questo momento io ho recuperato Borca, ho recuperato Bonaventura, ho recuperato Caion, e quindi ovviamente le scelte sono queste. Ma il ragazzo è un ragazzo sereno, un ragazzo che ha voglia di migliorare, che ha voglia di fare, e quindi avrà sicuramente un futuro molto interessante. Grazie. Luca Cellini. Buongiorno mister, ben ritrovato. Ciao Luca. Due cose molto brevi. La prima, che effetto le farà trovare sull'altra parte della panchina quello che si può considerare tutti gli effetti un suo figlioccio? Perché non so se l'aspettava che Daniele Bonera, per delle circostanze, l'avrebbe trovato come avversario su un'altra panchina. E un'altra brevissima domanda è su Bonaventura. Al di là delle caratteristiche diverse, le chiedo quanto questo giocatore può essere intelligente e utile alla Fiorentina. Io penso un po' anche a Jorgensen, che era partito come esterno ma che si poteva adattare varie zone dal centrocampo in su. Grazie. Ah, per quanto riguarda Daniele, non mi sorprendo, perché è sempre stato un ragazzo fin da giovane con la testa. Lui ha fatto una carriera esclusivamente con la testa. È uno dei pochi giocatori pensanti a 360 gradi, ha ricoperto tutti i ruoli della difesa, vedeva gioco, quindi era un passaggio naturale che diventasse ovviamente adesso un collaboratore, ma il futuro farà sicuramente il primo allenatore. Per quanto riguarda Bonaventura, è un giocatore che ha esperienza, un giocatore che può capire le posizioni del campo interessanti, così come altri. Io penso che non dobbiamo pensare agli 11 titolari, ma io voglio pensare a 18 titolari, perché abbiamo questi 5 cambi che non vengono mai nominati, ma sono i cambi che possono fare la differenza in tante partite, e soprattutto le partite dove a livello tattico puoi migliorare qualcosa. Grazie. Marco Dell'Olio. Ciao Marco. Sì, ciao Cesare, ciao. Due domande al volo. La prima è se in quei 10 minuti circa dopo la rete a Udine hai visto una squadra sbloccata. Io almeno ho visto veramente molto meno pesantezza nel controllare i palloni, venivano sbagliate cose semplici, quel gol è sembrato spazzare via un po' di cose. E la seconda, visto che stai insistendo molto nel creare, lo diceste alla prima conferenza se non mi sbaglia, un gruppo, una squadra di 11-15 calciatori, se questo insistere con Vlahovic e Kwame continuerà, e se credi che stia comunque, al di là delle prestazioni più o meno buone, portando a qualche miglioramento. Voglio dire, è il calcio questo. Tu puoi vivere momenti di grande difficoltà, di grande depressione, di grande negatività, e poi a volte basta magari un gol, basta fare una situazione che ti rendi conto che la puoi fare, la puoi ripetere, e ovviamente in quel momento il cervello non pensa mai più positivo, negativo, ma pensa positivo. Quindi va in automatico. Il problema è trovare una continuità di pensiero, di concentrazione, di idea di essere in una squadra, di un gruppo. Se uno corre devo ovviamente stare alla stessa distanza, non voglio vedere giocatori che vanno fuori tempo, giocatori che penso di risolvere la partita da soli, non ce ne sono al mondo, se non gli attaccanti di un certo tipo Ibrahimovic, ma noi non abbiamo Ibrahimovic, quindi dobbiamo giocare come collettivo. E per quanto riguarda il discorso del... come si può dire, di come fare a dargli una continuità, bisogna estrapolare delle situazioni fatte 3 giorni fa e dire ok, siete in grado di far questo, dobbiamo continuare a farlo, lo dobbiamo ripetere, dovete essere consapevoli che voi siete protagonisti, sapete cosa possiamo fare e quello che non dobbiamo fare. Abbiamo cominciato a lavorare più su quello che non dobbiamo fare. Grazie. Donato Mongatti. Donato, ciao. Buonasera mister. Buonasera. Volevo chiederle cosa dicono i dati sulla condizione atletica della squadra della partita di Udine rispetto alla gara col Benevento.
Ma diciamo che i dati vanno letti, ma in questo momento non possiamo fare confronti perché la Coppa Italia fino, mi sembra, agli ottavi non trasmettono dati, quindi non abbiamo dati, abbiamo avuto solo sensazioni. Le sensazioni sono state che come base aerobica è una squadra che ha una grande base aerobica, difatti si è visto nel secondo tempo, e dobbiamo lavorare molto di più sull'intensità, perché base aerobica più intensità possiamo veramente migliorare velocemente. Grazie. Ilaria Masini. Mi sentite? Ilaria, ci siamo, sì. Eccoci. Ecco, sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, velocemente, volevo capire, del Milan ha detto maturo, una squadra forte, visto che è lassù in cima, è anche l'anno che il Milan può essere da scudetto e che si interrompe l'egemonia della Juventus, oppure poi ne è un'altra. Ma per quanto riguarda la lotta, è in testa e ci sono molte squadre quest'anno che possono rompere un po' l'egemonia della Juve. È chiaro che la Juve rimane sempre comunque la favorita per quello che ha fatto in questi 10 anni, per tante ragioni, ma ci sono molte squadre che stanno, visto le partite in questo momento, possono essere protagoniste e possono lottare per il titolo. Poi le volevo chiedere anche il suo rapporto con Pioli, come l'ha vissuto anche il periodo che è stato l'allenatore della Fiorentina, visto che insomma lei ormai abita qui a Firenze, e volevo sapere che rapporto ha con lui e come ha vissuto quell'esperienza. Con Stefano abbiamo sempre avuto un buon rapporto, chiaramente non ci si frequenta per tanti motivi, ma ho sempre considerato Stefano un allenatore non solo pragmatico, ma capace di trasformare le squadre in difficoltà, in squadre che abbiano un senso, e lui l'ha dimostrato, a parte l'esperienza, ma è un allenatore capace di gestire certe situazioni, e le sue squadre hanno sempre giocato un calcio propositivo e un calcio piacevole. Flavio Ognissanti. Eccomi. Mi sentite? Sì, Flavio. Ok. Ciao mister. Ciao. Viste le caratteristiche del centrocampo della Fiorentina, ci sono possibilità di riproporre il centrocampo volante visto in nazionale nel 2012 proprio con lei in panchina? Allora, quando arrivi a quelle decisioni ovviamente devi analizzare bene le caratteristiche dei giocatori. In questo momento no, ma con giocatori diversi probabilmente lo si può raggiungere, ma questo è una strada abbastanza lunga da percorrere. In questo momento non voglio fare nessun tipo di pensieri troppo avanti, voglio essere pratico, concreto, abbiamo una partita importante, abbiamo la voglia di dimostrare che siamo in crescita, ma soprattutto voglio vedere una squadra molto ordinata, molto compatta, è una squadra che quando c'è da fare pressione la fa tutta la squadra, quando c'è da scappare tutta la squadra, e quando abbiamo palla dobbiamo avere capacità, fantasia, profondità. Quindi in questo momento non sto pensando a un centrocampo di questo tipo. Okay. Gabriele Moschini. Mi sente, mister? Sì, ciao Gabriele. Ciao. Io sono Stefano Sveseri, io ho lasciato qualche rispondimento che a cui gli ha concesso. Non sento. Importante. Volevo sapere se... Non sente? No, ti sentiamo malissimo, Gabriele. Ah, ok. Senza cuffie mi sente? Sembra di sì, però provaci. Prova, Gabriele. Volevo soffermarmi su Eseric. Ok, ci provo. Io volevo soffermarmi su Eseric e volevo sapere se dopo aver fatto il evento e avete concesso un minutaggio importante ad Udine, lo ritiene un tassello importante per la Fiorentina, e se la sua gestione è quella di può essere uno spunto in più per il gruppo, per dare massimo e capire che nessuno è escluso dal suo progetto. Allora, Gabriele, abbiamo sentito molto male, ma penso di aver capito che mi volevi fare una domanda su Eseric, giusto?
Ok? Sì. Ma io quando sono arrivato 15 giorni fa ho parlato a tutta la squadra, ho detto nel momento ci sono dei cambi, ovviamente ci sono dei momenti di tristezza, giustamente, però per molti giocatori potrebbe essere il momento di voltar pagina e di dimostrare se hanno dentro anima, se hanno orgoglio, se hanno voglia di stare in questo gruppo, e quindi si va in campo, ci si allena, e io poi guardo alla fine dell'allenamento e leggo determinati dati e poi capisco se questo sta dando il 100%, se in questo invece c'è ancora qualche problema psicologico. Per quanto riguarda Rexeric, ho trovato un giocatore chiaro che fuori dal ritmo gara, ma gli allenamenti sono stati interessanti, quindi in quel momento Udine avevo bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche e l'ho messo in campo. Adesso dimostrerà la fiducia che gli ho dato lavorando tutti i giorni in un certo modo, e piano piano arriveremo a avere 20 titolari. Quando io ho 20 titolari, per un allenatore non è mai un problema, è una risorsa, e quindi lui potrebbe essere anche una risorsa. Francesca Bandinelli. Buon pomeriggio, mister. Ciao Francesca. Ha parlato di una buona avventura. A questo punto domando come sta Ribéry, un giocatore del suo calibro, peraltro si è sempre saltato, quindi può diventare davvero una risorsa in più per questa Fiorentina a caccia di fare il pieno di autostima. Grazie. Anche qui l'audio non era perfetto, ma sì, abbiamo recuperato tutti i giocatori. È chiaro che dopo aver fatto due o più giorni di allenamento intensi, quelli che non sono venuti a Udine, dobbiamo aspettare stasera, domani mattina, per capire quelli che sono disponibili. Ci siamo allenati tutti, tutti hanno lavorato molto bene, e quindi poi starà a me decidere chi mandare in campo. Per quanto riguarda Ribéry, l'ho sempre detto anche quando mi chiedevano, che la Fiorentina non deve essere dipendente da Ribéry, ma Ribéry deve essere il protagonista della Fiorentina, deve entrare di più nelle azioni, deve essere più coinvolto, perché è un giocatore che ha personalità, che ha tempo, che ha carattere, che ha intuizioni. È un giocatore che non si deve, secondo me, isolare in un posto e star lì e dopo 20 minuti se non prende palla diventa triste. È un giocatore che non deve mai pensare alla tristezza, ma deve trasmettere quell'entusiasmo che lui ha. Quindi vorrei vedere un Ribéry in questo modo. Jacopo Nathan. Mi sente, mister? Ti sento bene, Jacopo. Sì, vai. Ti sento bene. Ciao. Salve, intanto buongiorno. Buongiorno. Le volevo fare una domanda sul centrocampo che abbiamo visto a Udine, e perché si parla tanto di moduli, ma non è quello che le voglio chiedere. Le voglio chiedere se rivedremo un centrocampista che è stato Borja Valero a Udine, non so se sarà ancora lui, però ho sentito che ne ha parlato molto bene, che come compito avrà sostanzialmente quello di andare a prendere la prima costruzione del Milan, e gioca con questo 4-2-3-1, un Bennacer che tocca sempre il primo pallone d'uscita, e visto che abbiamo visto Borja Valero ingabbiare, tra virgolette, De Paul, se proverà a riproporre quest'idea di pressing, insomma di gioco anche a Milano. Allora, Borja è un professore di calcio, Borja non ha bisogno di avere un ruolo ben specifico. Borja, per quanto mi riguarda, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Borja può giocare anche davanti alla difesa, se in certe partite abbiamo la necessità di costruire dal basso, quando magari saremo più convinti e sicuri. Borja può giocare interno, Borja può giocare dietro le punte, Borja può giocare per tutto. È un professore di calcio, conosce i tempi, conosce i giochi, quindi non c'è difficoltà. Pasquale Marcantonio, l'ultima. Buongiorno mister, è risaputo che lei abbia un ottimo rapporto con la tifoseria. Ecco, alla luce di quella che è la situazione attuale, nonostante la vittoria in extremis arrivata contro l'Udinese in Coppa Italia, si sente di dire davvero ai tifosi in maniera diretta e chiara che l'obiettivo della Fiorentina di quest'anno, quello primario, sia quello della salvezza in campionato? E se sì, gliel'ha chiesto la società, in primis il presidente, oppure si può andare oltre quello? La ringrazio. Ma guarda, sono sempre stato chiaro e diretto. In questo momento sarebbe assurdo pensare a qualcosa di diverso se non arrivare velocemente a 40 punti. Velocemente a 40 punti, se è possibile arrivare velocemente. Nel momento che noi raggiungeremo i 40 punti, poi mi fai delle domande e ti dico cosa vorrei fare.
Grazie. Perfetto, a posto così, grazie a tutti. Grazie, grazie.